Ciao amici Senpai, oggi non sono tanto triste. Come si chiama quelli che hanno tipo l'umore in base al meteo? Però la pioggia in primavera mi rattrista molto. Anche se tutto questo rosa mi rende molto, e anche questi arcobaleni mi rendono molto LGBT. Se vedete questo è perché nello scorso episodio avevo detto che diventavo un nazi vegano. In realtà non ce l'ho fatta, non ho resistito e ho ucciso un lupo. E dato che pioveva dovevo mettermi un qualcosa in testa per proteggere i miei bellissimi capelli. E allora... niente, ho usato quel lupo lì. Adesso dovremo usare la nostra falce, appunto, per prendere queste cose rosa. E vi ricordo che quelli del calcio in realtà si chiamano Fuse Gamer. In realtà, lo so, ve l'ho detto che si chiamano quelli del calcio. In realtà si chiamano Fuse Gamer. Per quanto riguarda il video con Grax, che avevo detto che se lasciavate tanti mi piace, avrei fatto un video con Grax. Non gli ho ancora chiesto niente, purtroppo, perché sono molto timido. Soprattutto non ho il coraggio di andare a chiedere qualcosa con questa cosa in testa. Però, cosa facciamo? Nell'episodio di oggi dovremo diventare manzi vegani. Quindi manzi vegani vuol dire che mangiamo solo manzi. Oggi prima di tutto faremo tantissimi soldi e non vedo l'ora. No, ho staccato le cuffiette, mi sono dimenticato. No, sentirete la pioggia. Non piove più. Ok, di solito si fa la danza della pioggia per far piovere. Basta che andate a dormire, la pioggia sparisce. Adesso abbiamo fatto 4000 soldi. Dobbiamo aspettare alle 9 del mattino, così che il nostro Sukablit vodka, tra l'altro dobbiamo bere un attimo, perché chi non beve in compagnia non è un manzi vegano. Abbiamo costruito questo mega supermercato. Mega e super nella stessa frase, no. Costruendo questa cosa qui ci hanno dato i cucumber, che sono i cocomeri, penso. Quindi proviamo a vendere i cocomeri adesso. Dovremo annaffiare tutto facendo plin 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 plin. Non è uno sponsor della... non potevo dirlo. Della pietretta, plin plin. Le vostre pietre faranno plin plin. E adesso manca l'ultimo, questo qui. Annaffiamo anche questo. Sta finendo l'acqua. No, ti prego, fammi fare gli ultimi tre. Fammi. Adesso mentre cresce questo qui aspettiamo le 9 del mattino, che manca solamente mezz'ora. Tranquilli, mancano 30 secondi in realtà. Tranquilli, tranquilli. Andiamo a prendere un po' di nostra Sukablit vodka. Sarà felicissimo Yulif. E oggi costruiremo la nostra fabbrica di carne. Voi dite, oh, cattivo, no, ero un manzi vegano. In realtà sono un manzi vegano oggi. Oggi vedrete degli animaletti talmente carini che vi faranno riconsiderare questa serie. In realtà sono più grassi e basta. Però tipo ti danno il latte, non il maiale, il manzo. Perché il maiale del latte, sapete, no? Potrebbe essere qualcos'altro, soprattutto se maschio. Dovrei smettere di dire queste cose qua. Ma eccolo, Yulif! Shop, possiamo prendere... l'Animal Ranch, che costa 6000. Allora, nel frattempo che crescono i cucumber, andiamo a prendere un po' di legno. Che brutta questa cosa, che mi ricorda... tra l'altro va dentro l'arcobaleno e mi ricorda ogni volta che io sono morto qua. Che brutto che è stato. Ok, scherzavo, ce l'ho già il legno. Quindi oggi faremo la cosa che ci piace di più, cioè bagnarci. A me piace tantissimo dormire, è la mia attività preferita. Di solito lo faccio quando ho sonno o quando devo far crescere le piantine ma non ho voglia di aspettare. Oppure quando sto tipo morendo di fame come adesso, che non ho capito perché, ma quando vai a letto siamo come i depressi, no? Avete presente quando tipo le ragazze vengono lasciate del ragazzo, magari anche perché l'ha tradito, così proprio mettiamocele tutte, no? Va a letto e inizia a mangiare tonnellate di gelato. Infatti vedete, non so come, ma a letto noi mangiamo anche se non abbiamo cibo. È bellissimo. Qui dobbiamo andare a riempire tutto di acqua. Ok, l'abbiamo riempito tutto, ma dobbiamo anche bere. Ok, allora adesso andiamo ad annaffiare. Veloce, 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 veloce. Perché se passa ancora un po' di tempo possono marcire tutte le piantine. E ci è già successo. E abbiamo dedicato un intero episodio che avrei dovuto buttare, ma l'ho voluto caricare lo stesso per farvi capire quanto io ero triste. Tra l'altro ho scoperto che tutti questi video vanno sul TGcom. E... dico, di solito la gente si aspetta tipo delle notizie importanti, qualcosa di serio, no? C'ero io depresso che mi lamentavo perché le mie piantine erano morte. Le notizie, quelle belle. Avrei voluto portare qualcosa, qualche contenuto in più, qualcosa di più importante. Le ho annaffiate. Oh no, perché queste sono della primavera, è iniziato il primo giorno d'estate. Vedete qua?
quanta tristezza che c'è in questa serie. Come faccio a ritornare in primavera adesso? Non ho più niente. Mi servivano i soldi. Gli dai fiorellini così e lei ti regala le cose. Te le dà subito. Onion. Ah, va in base alla stagione, quindi mi ha dato delle cipolle. Benissimo. E sapete benissimo che se una ragazza vi regala delle cipolle, vuol dire che... 8 giorni? Ah! Vuol dire che in realtà non le piacete e non vuole baciarvi. Quindi andiamo a mettere queste cipolle qui. Ma perché? Perché siete così cattivi? Volevo solamente un po' di cucumber. Niente, che sfiga, sono andato a dormire proprio il primo giorno d'estate che non c'è più la primavera. Toh, guarda qua. No! Oh, cazzo. Poverina, la stavo soffocando. Non in quel senso, scusatemi. Dobbiamo arrenderci. Non riusciamo a fare questi soldi. Non ho più cioè, non capisco come si fanno a comprare i semi. Forse farm è quello che fa per noi. Sono veramente triste in questo momento. Poultry vuol dire pollame. Non è dei semi. Cambio di programma. Pollastrelle mie, venite da papino. Allora, abbiamo... questi cosi qua che non so cosa siano, ok? Non so cosa sto facendo. Forse devo mettere i semini qui. E le uova, come si usano? Nest, dovrebbe essere questo, nest box. Dovrei mettere le uova qua. Che cosa ho fatto? Non lo so. Ho preso in testa una gallina. Ma adesso mi cova in testa. Cosa deve fare? Aiuto, c'ho paura. La riporto qui dentro, ok. Come la butto via sta roba? Ok. Le uova non ho capito se servono per... se devo dare a lei... No. What do you need? Eccoli i semi. Grazie, grazie, finalmente posso comprare i semi. Pensavo di non riuscire più, mamma mia. Facciamo un grandissimo investimento. 8 giorni, siamo al 14, non facciamo la figuraccia di prima. Ok, ne abbiamo comprati tantissimi, tantissimi. Adesso dobbiamo andare da Jade. Fare così, prende le shears, le cisoie, poi... Finalmente, pensavo di aver buggato tutto. Ok, adesso lei mi dà una falce nuova. La hoe va bene questa qui. Il watering can, eccolo qua. Vorrei tipo un irrigatore gigantesco in questo momento. Però va bene anche questo qui. Facciamo hoe, ok, basta fare così. E adesso faremo la... faremo la farm più grande del mondo. Abbiamo tutto questo spazio qui per fare la farm. Non vedo l'ora. Che cacchio è successo? Aiuto. Allora, iniziamo qua a piantare i nostri onion, finalmente. Allora, uno qui, uno qui, uno qui, uno qui. Ah, dovrei farlo uno più largo. Ne abbiamo messi 8. Pensavo fossero molti di più. Non ho fatto i conti, ma prima o poi riempiremo tutta questa piazza con tantissime, tantissime cipolle. Diventerà il paese più puzzolente del mondo. Scusate l'alito. Che bello quando piove così che non devo neanche annaffiare. No, invece sì, perché c'è un albero gigante. Perché ho tenuto sto albero? Cioè, è bello, ma non è pratico. Perché mi annaffia tutto tranne la parte dove devo annaffiare. Forse dovrei togliere gli alberi da qua sopra, perché effettivamente annaffiano quando piove. E piove spesso. Anche se è estate non piove spesso, diciamo. No, ma sono bellissimi gli alberi del centro. Dai, un po' di fatica la devo fare. Però non pioverà mica sempre. Sapete quanti soldi faremo con questi? Per far soldi bisogna spendere soldi. E noi sapete quanto abbiamo speso? Abbiamo speso tantissimo per fare sta roba. Abbiamo dovuto farci voler bene da quella ragazza, dando le uova al suo ragazzo, costruendo quel coso lì pieno di galline. Che tra l'altro ho saltato anche il tutorial, quindi non so sinceramente come funziona quel posto lì. Serve un incubatore teoricamente per far diventare quelle uova. Questo? Un uovo. 8 giorni. Stanno crescendo. Sì, piccoline, state crescendo. Le mie cipolline. Che carine le mie cipolline. Oh mio Dio, okay. Dove sono finito? Perché sono finito a dire oh mio Dio le mie cipolline? Ma non c'è un irrigatore che fa tipo... No, devo stare lì con sto cavolo di annaffiatoio. Dormi. Che pizza sto annaffiatoio. Ah, però la gallina è bellissima, mettersela qua in testa. Troppo bello portarla in giro. Carino, carino. Dai, vedo che state crescendo, manca ancora poco, dai. Ancora poco. In realtà mi sa che siamo a metà strada, perché
Ci vogliono 8 giorni per farle. E oh, ho finito l'acqua. La pietretta. Giorno 20. Lucky stava ancora annaffiando le sue cipolle. Perché sono finito a fare sta cosa? Che poi finisce pure sul TGcom sta roba dove annaffio le cipolle. Cioè, vi rendete conto di quanto può essere frustrante per me fare una cosa del genere? Cioè, io mi sono vergognato tantissimo che la gente mi vedesse mentre ero nel mio momento più intimo dove annaffiavo le mie rape. Vi rendete conto? È stato veramente imbarazzante. Dove tutti mi dicevano: ma dove siamo finiti? Questa non è una notizia. È una notizia, in realtà. In realtà, questa è una notizia. Voi avete mai visto uno youtuber prendersi cura delle proprie piante? No? Stavano dicendo: ho finito l'acqua. Solo perché ho finito l'acqua. Siamo più forti dei contadini. E guardate: woo! Abbiamo le nostre cipolle. Chi ha le cipolle? Chi ha le più belle cipolle? Di YouTube. Chi ha le più belle cipolle? Sono io che già ho le più belle cipolline. Oh, che carine. Che belle. Quanti soldi? Sapete quanti soldi sono questi? No, voi non lo sapete perché voi non vi siete fatti i calli sulle mani. Perché voi non siete mai stati ripresi nel vostro momento più intimo con le cipolle. No. È troppo facile per voi, che non vi sporcate neanche le mani. Sapete io quanto ho pianto per queste cipolle? Quando le tagliavo. Tra l'altro, uno dei miei cibi preferiti sono gli anelli di cipolla fritti. E li so anche cucinare. Non è che ci vuole tanto, è fare una roba fritta. Su. Vediamo. Ok, buttacelo dentro tutto. Pam, 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 pam. Tutte le cipolle. Oh! Mi hanno colto nel momento più intimo dove stavo cipollando. Cipollando è un bel termine, mi piace. Andiamo a dormire e preghiamo che abbiamo almeno 6.000 di soldi. Ti prego. 5.800! L'ho presa per il culo, Cioè, io non ci posso credere, veramente. Almeno queste uova si vendono. Ah, cosa sto facendo, oddio! Vabbè, intanto possiamo vedere qua cosa è successo. Che è successo? Niente, c'è... Oh, scusa. Ah, questo non gli sto più dando a mangiare, poverini. Aspetta. Toh, tieni. E il pollo? Dove è andato il pollo? Mi è morto il pollo? Dove sei andato? Dove cacchio sei andato? Vieni qua! No, no, ok, gli dai il cibo, vieni qua. L'ha portato lì. Quando faremo l'animal ranch potremo prendere le pecore e finalmente anche le mucche, che sono molto più belle. Diventeremo dei manzi vegani. Toh, beccati qua. Mannaggia. C'è anche uno shop? Ah, posso comprare... posso comprare delle galline. Questo mi sembra più qualcos'altro. Scrivetemi sotto nei commenti che nome dovremmo dare a queste due bellissime galline qua. Non siate banali con Rosita, per favore. Se no altro che pubblicità della pietretta. Faccio la pubblicità del mulino rosa. Allora, mi si è bloccato tutto. Saremo in estate per sempre. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace. Commentate come dovremmo chiamare le nostre galline. Niente, dall'occhio è tutto. Ciao. Avete visto come sta diventando bella la città? Tutta bella grande, piena di campi bellissimi. Ciao.